Senatore De Poli, l'inverno ormai si avvicina e la primavera in città, per quanto riguarda la città di Padova, significa andare al voto. Lei che osserva da Roma, come ci vede? Cosa vede? Chi vede soprattutto? Ma io credo che, ribadisco, la città di Padova da sempre è sempre stata la capitale della nostra regione. Era il centro politico e non solo politico, con l'università e anche gli aspetti economici e finanziari, era il centro della nostra regione, al di là di Venezia, che conoscono che è una città mondiale, che è un'altra caratteristica, però da un punto di vista socio-economico e politico la città di Padova è sempre stata lei a capo della regione. Oggi, negli ultimi decenni, l'abbiamo perso questa nostra peculiarità, perché vediamo Verona che è corsa per conto suo, che si è sviluppata in maniera molto importante, vediamo la stessa Treviso che sta andando avanti, eccetera, eccetera. Quindi oggi credo che la città di Padova deve recuperare il suo ruolo che da sempre ha avuto, e credo che su questo ci serva un sindaco forte che abbia la capacità con la sua squadra di poter portare la città di Padova al ruolo che storicamente aveva e che deve riavere. Oggi più che mai si vede da una parte il sindaco uscente Giordani, che sicuramente è una figura che va tutto il nostro rispetto, una figura che ha fatto in questi 5 anni, vorrei dire, non ha fatto male. Dall'altra parte però c'è un centrodestra che ancora oggi non riesce ad avere un'unità di intenti rispetto a un candidato forte che deve riunire tutte le forze politiche, diciamo così, moderate di centrodestra. Io credo che oggi, se non si riesce a far presto, sarà una bella scommessa per capire chi ci sarà a Padova nella prossima primavera.